Buon pomeriggio! Rientrata tristemente ieri dalle vacanze, ho pensato di fare subito un videuzzo sui prodotti che mi hanno seguita in queste 2 settimane di vacanza, prima di Isola d'Elba e poi a Lampedusa. E visto che alcuni contenitori sono vuoti, ho pensato di fare questo video subito in modo poi da eliminarli. Mi scuso per l'illuminazione, è già un po' tardi, avrei voluto iniziare a girare prima, però a causa di forza maggiore me l'hanno impedito. Allora, iniziamo dai capelli. Ho 2 cose da farvi vedere, che in realtà sono prodotti che io ho già da un po' in casa, però per la loro dimensione, diciamo, mi sembrano abbastanza adatti per essere messi in valigia. Li ho ormai praticamente finiti e sono lo shampoo e la crema balsamo della linea Hair Med ristrutturante alla cheratina. Qui ne abbiamo per ancora un paio di, no, anche di più direi, per 3 shampoo e qui per un paio direi. E poi sarò in ufficiale crisi shampoo perché praticamente finito questo ne ho così di lavera e poi basta, quindi spero che Vittoria torni presto dal mare per fare un bel ordine ecco verde di shampoo lavera alla rosa. Mi sono trovata benissimo con questi prodotti, mi piacevano già quando li utilizzavo a Torino, hanno un profumo celestiale, fa proprio piacere farsi shampoo e balsamo con questi 2 prodotti e questa crema è molto districante, quindi direi che dopo la giornata di mare, la salsedine e tutto, sono 2 prodotti con cui mi sono trovata veramente bene e nello specifico non volevo, lavandomi appunto i capelli tutti i giorni, portarmi il balsamo bioficina toscana perché lo tengo come una reliquia e non volevo utilizzarlo tutti i giorni per non sprecarlo. Poi, un altro prodotto che si va ad associare un po' direi ai prodotti capelli è l'aloe. L'aloe l'ho portato in entrambe le vacanze ed è un toccasana per il doposole. Io quest'anno ho usato protezioni molto alte, soprattutto sul viso, mi sono abbronzata parecchio senza bruciarmi mai, se non un giorno a fine giornata di gita in barca a Lampedusa sul fianco, perché lì proprio non avevo pensato a mettermi la crema e lì mi sono un po' bruciatina. Però il mio fidanzato, che invece si è bruciato tutti i giorni praticamente, la sera richiedeva l'aloe e quindi meno male che l'avevo con me. Io lo utilizzavo poi sui capelli. Un po' come gel e lo usavo mischiato, sentite questa, sulle punte, però solamente con l'olio solare di Monoi. Quindi io mettevo l'aloe a lui come doposole, a me come gel e sulle punte mettevo l'olio di Monoi. Questo di Monoi speravo di farlo fuori, in realtà non ho tanto avuto modo di utilizzarlo perché non riuscivo quasi mai a sciacquare i capelli. Io questo lo metto normalmente dopo aver sciacquato i capelli dall'acqua di mare come impacco, però in entrambe le vacanze non avevo quasi mai con me acqua non salata e quindi non sono riuscita ad utilizzarlo come volevo. Come abbronzante mi dà un po' fastidio in realtà l'olio sulla pelle, proprio per l'effetto che lascia, per la sabbia che si appiccica e tutto, quindi in realtà ne ho ancora un bel po', adesso vedremo come farlo fuori. Ho già una mezza idea, poi eventualmente ve lo scriverò sul blog. Poi un altro prodotto, questo gli ho dato veramente fine, ecco qui la crema, questa crema qui ce l'ho da maggio in realtà, da alcuni mesi e arriva dal sito La Natura Ti Cura ed è una crema Aloe Ginseng Crema Nutriente e Idratante Viso. Allora questa non l'ho portata all'Isola d'Elba, ma l'ho portata a Lampedusa ed era la mia crema passepartout, nel senso che la mattina sciacquavo il viso e prima di mettere il solare, quindi prima di andare in spiaggia e tutto, mettevo questa crema qui sul viso e la utilizzavo la sera su tutto il corpo, essendo anche con aloe. E comunque mi dava quell'idratazione e aveva anche l'effetto lenitivo. Io mi sono trovata benissimo, è una crema profumata, si assorbe in fretta ma dà anche modo di fare un bel massaggio, diciamo. Ed è una crema che io già sapevo che mi sarebbe piaciuta anche per il corpo. 100 ml costano all'incirca 10 euro, se non sbaglio, la scadenza è di 12 mesi. Io ho portato una sola crema per tutto, l'ho finita e sono contenta così. Un altro prodotto
che ho utilizzato molto, soprattutto nella prima settimana di vacanza, nella seconda praticamente mai, ma che non mi ha entusiasmato. Lo metto lo stesso nei prodotti top perché comunque l'ho utilizzato, vedete che sono già qui, un terzo è già andato. E questa acqua di bellezza Caudalie, si chiama Eau de Beauté, acqua di bellezza lisciante e illuminante. Allora, 30 ml di quest'acqua costano 10 euro all'incirca, l'ho comprata in stazione prima di partire per la prima vacanza e la spruzzavo ogni tanto sul viso, più che altro perché ha un buon profumo e perché la trovo rinfrescante. Per il resto, lisciante e illuminante a me non è sembrato affatto, quindi ecco, la metterò nell'armadietto, la porterò magari con me quando devo fare dei viaggi in treno. Ecco, io l'ho utilizzata nei viaggi in treno, andata e ritorno, in spiaggia quando ero molto accaldata, però ecco, a parte l'effetto rinfrescante che dà un'altra qualsiasi acqua termale, non ho trovato nessun tipo di azione in più, diciamo. Poi c'è dell'altro, non so se ricordate, tempo fa avevo acquistato da Ecoverde un Badger Balm e dicevo, ma comunque questo burro cacao che costa 3-4 euro, piccolo com'è, tutti ne parlano stra bene, che cosa avrà, che cosa non avrà. Ecco, lo sto utilizzando tantissimo. Questo è il mio, io ce l'ho al mandarino, non è quello ciccione, è l'altro, e in effetti questo burro cacao è eccezionale perché rimane moltissimo sulle labbra, cioè vedete, ne ho già utilizzato un bel pochino. Io non ho l'abitudine di stare tutto il tempo a mettermi il burro cacao, devo dire la verità, dovrei metterlo più spesso, però non mi si seccano particolarmente le labbra. Comunque questo, una volta applicato, dura veramente tanto, cioè secondo me il bello è proprio questo, che non c'è bisogno poi di stare ogni 3 minuti a rimettersi il burro cacao, perché questo idrata tantissimo, rimane sulle labbra, ha un buon profumo. Sono contenta di averlo preso e adesso capisco perché tutti impazziscono per lui. Non lo prenderò nel prossimo ordine Ecoverde perché probabilmente mi durerà ancora un po', però in quello successivo probabilmente sì. Poi due mini creme con le quali mi sono trovata benissimo. Allora, questa Eucerin Allergy Protection Sun Cream Gel, se non sbaglio questa arriva da una glossy box. Io ho utilizzato sul viso protezioni altissime, come vi dicevo, questo lo utilizzavo o sul viso o qui sul petto, che è una zona per me a altissimo rischio eritema. E questa crema dell'Eucerin, ma anche un'altra per il corpo, mi sono piaciute tantissimo, non mi sono mai bruciata. L'altra crema, che era un idratante, adesso vi cerco la foto e ve la metto, idrata, quindi ecco, come marca di farmacia a me Eucerin in realtà non mi sono sempre trovata bene. Questa non mi ha mai fatto bruciare, l'ho utilizzata nella prima settimana, zero, viso abbronzato, neanche un rossore, perfetto. Nella seconda settimana invece sono andata a Ormina, lì il sole era veramente veramente forte, sul viso utilizzavo questa cremina qui. Questa fa parte di un set di BB cream, vi metto sotto il link del blog dove ho fatto vedere le foto delle cose che ho preso, della marca Lioele. Appunto, vedrete il set, ve ne parlerò successivamente perché gli altri prodotti li devo ancora provare. Essendo abbronzata, non sto utilizzando fondotinta, BB cream, niente sul viso. Questa è una protezione 45. Questa è la crema che io ho utilizzato a Lampedusa, la mettevo 1/2 volte al giorno, è abbronzatissima, zero rossori, perfetta, profumata, ne basta veramente poca. Se siete, diciamo, fan della protezione alta per il viso e acquistate dal sito BB Cream, vi suggerisco di prenderla perché veramente si assorbe in fretta, non è per niente appiccicosa. Io mi sono comunque abbronzata senza mai un arrossamento e lì il sole picchia veramente tanto. Ok, ho finito i prodotti di bellezza, vi faccio vedere il make up che ho utilizzato molto in queste vacanze. Allora, l'unico prodotto che mi ha seguito veramente ovunque è stato questo Seychelles di Neve Makeup. Normalmente io non sono una fan dei bronzer con i brillantini, però diciamo che quando sono pallida mi piace che il bronzer sia opaco, quando sono abbronzata mi piace che abbia anche qualche brillantino in modo da non dover portarmi anche l'illuminante. Infatti io utilizzavo solo questo, ce l'ho anche adesso sul viso e abbronzandomi abbastanza, diciamo, questo è l'unico colore che un minimo fa la differenza, perché tutti gli altri bronzer che ho sono più chiari e vanno bene quando sono pallida, quindi quello è perfetto. Poi come mascara, nella prima settimana ho utilizzato questi due piccolini di Chanel, li ho portati, scusate, uno di Chanel e l'altro di Dior,
li ho portati proprio per la loro dimensione, perché avevo solo uno zaino, quindi ecco, il beauty l'ha ridotto veramente al minimo e non mi dispiacciono né uno né l'altro. Poi in aeroporto invece a Malpensa per andare a Lampedusa ho ceduto, ho preso un Vamp, io ho preso il colore 300 ed è questo blu. E questo era il mascara che utilizzavo a Lampedusa, ho gli occhi truccati con questo mascara, adesso vi faccio vedere. Ecco, non so se la luce rende, probabilmente no. Forse quando sarò meno abbronzata si noterà di più il colore del mascara. Poi basta, perché in realtà quasi io non trucco il viso in vacanza, cioè mettevo solo il blush e un po' di mascara. Per quanto riguarda i rossetti, nella vacanza numero 1 in cui ero senza fidanzato ho portato i miei due Yves Saint Laurent, perché il mio fidanzato odia i rossetti rossi, quindi quando c'è lui non li metto. E ho portato questo, che è la tinta per labbra, la numero 11, e invece quest'altro, che è quel rossetto figo che a me piace tanto, col corallo numero 15, e questi li ho portati nella vacanza numero 1 e devo dire la verità che mi piacciono entrambi tantissimo. Nella vacanza numero 2 invece, in cui c'era anche lui, ho portato solo dei gloss. Questo è sbagliato, quindi niente. Diciamo che principalmente ho utilizzato questo di Pupa Hot Tropics, il numero 03, che è questo prugnetta che ho sulle labbra anche adesso, e poi questa New Entry, che è un mascara di Debbie, Kiss My Lips. Questo è il numero 09, vi direi, Excess, che è questo aranciato, che è un po' più evidente dell'altro gloss aranciato che ho, quindi mi piace molto. Eccolo qui, e utilizzavo questi due gloss. Ok, ho finito. Questi erano i prodotti che più ho utilizzato in queste vacanze. Ora che ve li ho fatti vedere, posso buttare le confezioncine vuote. E fatemi sapere se avete piacere che faccia un piccolo vlog su Lampedusa, raccontandovi un po' le mie impressioni, cosa ho visto, cosa mi è piaciuto, qualche consiglio. E altrimenti ci vediamo prestissimo al prossimo video, perché ho veramente tantissime idee in testa e questa settimana sono in ferie e probabilmente ne approfitterò. Un bacione!